Bene, in questo video parleremo di sottospazio, intersezione e sottospazio somma. Cominciamo con sottospazio e intersezione, molto semplice. Consideriamo due sottospazi, e li indichiamo con rispettivamente U e W, appartenenti allo spazio vettoriale V. E in questo caso risulta che il sottospazio intersezione, U, intersezione W, risulta essere un sottospazio dello spazio vettoriale V, ma anche rispettivamente un sottospazio di U è un sottospazio di W. Quello che ci interessa è determinare la dimensione del sottospazio intersezione U intersezione W, e risulta che la dimensione del sottospazio intersezione U intersezione W è minore o uguale del minimo fra la dimensione di U, del sottospazio U di V, è la dimensione del sottospazio W. Bene, andiamo a vedere come si determina però negli esercizi questo. Bene, consideriamo 5 vettori dello spazio vettoriale, 5 vettori di R3, quindi supponiamo di considerare un vettore V1, supponiamo di coordinate 1, 1, 0, poi considerare un vettore V2 che supponiamo abbia coordinate 2, 1, meno 1, un vettore V3 di coordinate 1, 0, meno 1, un vettore V4 che abbia coordinate 1, 0, 0, ed infine un vettore V5 di coordinate 1, 2, 1. Ve le ho dettate così. Vorrei che si capiscano, visto che sono 5 i vettori, magari non si capisce bene dalla scrittura. Allora, supponiamo di avere, supponiamo che U sia un sottospazio generato da i vettori V1, V2 e V3, per esempio, e V doppio sia invece un sottospazio generato da LD, V4 e V5, quindi siamo sullo spazio generando i vettori V4 e V5. Allora, supponiamo di voler calcolare proprio la dimensione del spazio intersezione U intersezione V2. Cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo per prima cosa calcolare la dimensione dei rispettivi sottospazi U V doppio, una loro base, e a quel punto poi stabilire la dimensione e quindi il sottospazio U intersezione W. Allora, consideriamo il sottospazio U. Allora, notiamo subito che i vettori V1, V2 e V3 sono linearmente dipendenti, perché V3 è combinazione lineare di V1, V2. Infatti, se guardiamo bene, andando a V3 risulta, vedete, pari proprio alla differenza tra V2 e V1. Infatti, guardate, 2 meno 1 è 1, 1 meno 1 è 0, meno 1, meno 0, meno 1. Pertanto, questi sono vettori lineari dipendenti, quindi la dimensione del sottospazio U generato dai vettori 1, 2, 3 e 2 è quindi una sua base, è una base composta ad esempio dai vettori, supponiamo, V1 e V2. Ecco qua. Stesso discorso lo ripetiamo per V doppio. Nel caso di V doppio, invece, notiamo come V4 e V5 siano linearmente indipendenti, quindi la dimensione di W è direttamente 2, pertanto una base è composta dai vettori V4 e V5. Bene, fatto questo, che va sempre fatto, ci sono vari modi per determinare la dimensione del sottospazio intersezione U intersezione V doppio. Per questi ne scegliamo una, che direi è quello poi che riguarda quello che abbiamo visto nei precedenti video, ovvero dobbiamo semplicemente andare a scriverci le equazioni dei due sottospazi U e W. Naturalmente, visto che parliamo di sottospazio intersezione, mettere a sistema le due equazioni, a quel punto avremo l'equazione del sottospazio U intersezione W, che sarà un sistema omogeneo, sarà un sistema, e dopodiché ne tireremo fuori una base, e a quel punto vedremo qual è la dimensione del sottospazio intersezione U intersezione W. Andiamo a prendere dato scrivere due determinanti, naturalmente in questo caso introduciamo due vettori U piccolo e V piccolo di coordinate naturalmente X, Y, Z, in modo tale che U, V1, V2 siano linearmente dipendenti e V2 piccolo, V4, V5 siano linearmente dipendenti. Eguagliamo a zero ciascuno dei due determinanti, quindi andiamo a mettere in riga, naturalmente ripeto, si potrebbe anche
metterli in colonna, così come si potrebbe esprimere questi vettori in colonna e metterli quindi 1, 1, 0, 2, 1, meno 1, x, y, z in colonna se vogliamo, ma sappiamo che io preferisco mettere in riga, ognuno fa come gli pare, quindi x, y, z, poi abbiamo 1, 1, 0, 1 e 2, 1, meno 1 uguale a 0, non so, risolviamo ad esempio con Sarus, o trovando che qua abbiamo un meno x, triangolo con punto verso il basso è 0, abbiamo 1 più z, abbiamo un meno 2z, non mi soffermo su questi facili calcoli, e poi un più y uguale 0. Cambiando il segno, otteniamo che l'equazione relativa al sottospazio U, eccolo qui, sarà evidentemente x meno y più z uguale a 0. Scritta questa, dobbiamo andare a mettere a sistema con l'equazione del sottospazio W, che andiamo a scrivere qui in basso. Avremo quindi un altro determinante, ovvero prima riga naturalmente sempre il vettore di W, W piccolo x, y e z, seconda riga sarà le coordinate del vettore V4, quindi 1, 0, 0, la terza è 1, le coordinate del vettore V5, 1, 2, 1, poniamo uguale a 0, qui possiamo applicare il primo teorema di Laplace alla seconda riga, con il meno 1 davanti perché abbiamo un A, 2, 1, ma in questo caso non ci servirà questo meno 1 perché basterà in questo caso far vedere come y meno 2z per meno davanti uguale a 0, visto che è uguale a 0 il determinante di meno non ci interessa, quindi troviamo che facilmente y meno 2z uguale a 0, lascio a voi questi calcoli col primo teorema della classe, viene la seconda equazione del sottospazio W. E pertanto, visto che parlavamo di sottospazio di intersezione, questo qui, cancelliamo quindi i due calcoli fatti banali, e quindi vedete come questo è proprio, visto che è l'intersezione di U e di W, è proprio un sistema. Bene, a questo punto non facciamo altro che riscrivere il sistema qui, a questo punto possiamo anche permettere di cancellare, lasciamo i vettori ma potremmo anche cancellarli, a questo punto cosa facciamo? Lasciamo X, ad esempio, scegliamo come minore composto dalle prime due righe e dalle prime due colonne, 1, meno 1, 0, 1, che ha come determinante, vedete, 1, pertanto al denominatore possiamo applicare, ad esempio, la regola di Carnot, qua abbiamo un numero di equazioni pari a 2 e un numero di incognite pari a 3, quindi un sistema non normale, e quindi dobbiamo portare la z dall'altra parte, che poniamo, ad esempio, uguale a t, quindi x meno y uguale meno t, e y uguale 2t. Risolvendo con Cramer troviamo che, per quanto riguarda la x, visto che sotto abbiamo un determinante pari a 1, non è utile scrivere il denominatore, abbiamo che qui avremo meno t e 2t, stiamo risolvendo banalmente, meno 1, 1, abbiamo che in questo caso viene un 2t meno t, quindi viene un x che è pari a t. Per quanto riguarda la y, quindi x e t, così come anche la z, cancelliamo, la y verrà, vediamo quanto viene, 1 e 0 è la colonna dei coefficienti della x, a posto di meno 1, colonna dei coefficienti della y, ci mettiamo meno t e 2t, ma come vedete viene una y non pari a 2t perché la seconda parte è 0. Quindi in pratica abbiamo ottenuto una soluzione di questo sistema omogeneo, di questo in due equazioni in tre incognite, 1 intersezione W, che la soluzione la andiamo a scrivere qui, è t, 2t, t, la z, cioè pari a t, che moltiplica 1, 2, 1, 1, 2, 1, una base del nostro sottospazio intersezione U, intersezione W, pertanto una base di, eccola qui, sarà 1, 2, 1, non solo, e evidentemente allora la dimensione del sottospazio U, intersezione W, sarà pari ad 1. Quindi in questa maniera si va a determinare il sottospazio, le equazioni relative al sottospazio U in sezione W, sottospazio di intersezione di due sottospazi di uno spazio vettoriale V, e in questo modo se ne calcola una sua base e la sua dimensione. E quindi si utilizza il metodo che abbiamo utilizzato nei precedenti video proprio per calcolarci le equazioni cartesiane di un sottospazio. C'è un altro modo per farlo, andiamo subito a vedere. È un metodo alternativo, diciamo abbastanza coincidente, abbastanza simile a quello che abbiamo utilizzato prima, e consiste nel, normalmente, dati i 5 vettori V1, V2, V3, V4, V5, sono i 5 vettori dell'esempio precedente, quindi sto, ripeto, per chi si fosse messo adesso a guardare, sto utilizzando un metodo alternativo, quindi vi sto dando un altro modo per farlo. Allora, cosa dobbiamo fare? Diciamo, sulla falsa riga del metodo precedente, scriviamo
per quanto riguarda il spazio U, il vettore generico U di coordinate, un vettore generico U, calcoliamolo appunto come combinazione lineare di introdotti, due costanti lambda 1 e lambda 2, due costanti reali, scriviamo che U è pari a lambda 1, V1 più lambda 2, V2, dove V1 e V2 hanno coordinate effettivamente 1, 1, 0 e 2, 1, meno 1. Pertanto otteniamo che le coordinate del nostro vettore generico U, del sottospazio U, saranno lambda 1 più 2 lambda 2, lambda 1 più lambda 2 e meno lambda 2. Questo discorso lo ripetiamo per il sottospazio V doppio e troviamo le coordinate di un vettore generico V doppio. Come vedete, introducendo due costanti, lambda 3 e lambda 4 reali, scrivendo V doppio uguale a lambda 3 per V4 più lambda 4 per V5, quindi V4 è 1, 0, 0, le coordinate di V5 sono 1, 2, 1, pertanto otteniamo che V doppio avrà coordinate lambda 3 più lambda 4, qua abbiamo lambda 3 per 0, quindi 2 lambda 4 è lambda 4. A questo punto come dobbiamo comportarci? Beh, andiamo proprio a eguagliare, beh, cancelliamo a questo punto il testo sopra, visto che ormai lo abbiamo ampiamente digerito, direi, e a questo punto cosa facciamo? Andiamo a eguagliare le due coordinate di U e di W doppio. Abbiamo scritte, adesso andiamo qua, eccolo qua, questo è U, questo è lambda 1, eccolo qua, le andiamo ad eguagliare, cioè come andiamo a scrivere? In un sistema lo otterremo sempre, naturalmente, per quanto riguarda il sottospazio intersezione U, intersezione W, un sistema, perché parliamo di intersezione, quindi parliamo evidentemente di sistema di equazioni, quindi andremo a scrivere che la nostra coordinata X del vettore U, ovvero lambda 1 più 2 lambda 2, la andiamo a eguagliare alla coordinata X del vettore W, quindi il lambda 1 più, scusa, lambda 3 più lambda 4, ecco qua, la coordinata y del nostro vettore U, che è in questo caso lambda 1 più lambda 2, la andremo a uguagliare alla ordinata, cioè la coordinata y del vettore W, che andiamo a guardarla, è 2 lambda 4, ecco qua. E infine la coordinata z della nostra, la coordinata della terza coordinata del vettore U meno lambda 2, lo andiamo a uguagliare alla coordinata che è lambda 4 del vettore W. Otteniamo, andiamo a scriverlo meglio, un sistema vedete, di tre equazioni e quattro incognite, nuovamente un sistema non normale, come ci è capitato nel caso precedente, il sistema era un pochino più breve, un pochino più facile, ma anche questo era facile, perché andiamo a scrivere lambda 1 più 2, lambda 2 meno lambda 3 uguale a t, perché naturalmente essendo un sistema di tre equazioni e quattro incognite, non dobbiamo fare altro che andare a porre lambda 4, ad esempio, poi si può fare in altri modi, uguale a t. Qui senza risolvere con calma, risolvendo con sostituzione, otteniamo che la prima equazione del sistema sarà lambda 1 più 2 lambda 2 meno lambda 3 uguale a t. Poi otteniamo che lambda 1 più lambda 2 è uguale direttamente a 2t, e poi otteniamo che meno lambda 2 è uguale a t. Quindi otteniamo subito che, vedete, lambda 2 già abbiamo ottenuto che è pari a meno t dall'ultima equazione, ma se lambda 2 è pari a meno t, andando a scrivere lambda 2 dalla seconda equazione, otteniamo che lambda 1 è pari a 3t, direi banalmente, non sono dubbi. Beh, a questo punto, calcolati lambda 1 e lambda 2, andando a sostituirli nella prima equazione che ho studiato, otteniamo anche lambda 3, perché otteniamo che lambda 3, vedete, è 0, perché otteniamo meno 2, lambda 2 e meno t, quindi meno 2t, lambda 1 e 3t, 3t, meno 2t e t, t e t sono, per la regola della cancellazione, sono dai membri opposti, quindi si annullano, quindi lambda 3 viene in realtà meno lambda 3 uguale a 0, cioè lambda 3 uguale a 0, e quindi lambda 4 pari a t, perché l'abbiamo posto noi. E quindi la soluzione di questo sistema, di questo sottospazio intersezione 1, intersezione W doppio, sarà in questo caso 3t, meno t, attenzione, no, chiedo scusa, questa è la soluzione del sistema. A questo punto però dobbiamo andare a sostituire queste lambda 1, 2, lambda 3, lambda 4, che non sono le soluzioni del nostro sistema a intersezione, nei due vettori U o W doppio. Ricordiamoci che il vettore U aveva coordinate, le andiamo a riscrivere, lambda 1 più 2 lambda 2, lambda 1 più lambda 2 e meno lambda 2. Andando a sostituire queste, otteniamo che U, il vettore U appartenente al sottospazio U di V, sarà 3t meno 2t, sarà t, eccolo qua,
poi abbiamo un lambda 1 più lambda 2, quindi un lambda 1 più lambda 2, quindi un 2t, eccolo qua, naturalmente verranno uguali al vettore che abbiamo trovato prima nel precedente metodo, e poi meno lambda 2 che appunto è t, che come vedete t che moltiplica 1, 2, 0, 1, 2, 0 è una base del suo spazio di tensione 1, tensione V doppio, e quindi la dimensione, vedete che la dimensione di questo spazio U in direzione W doppio non può che essere 1, come stessi risultati del metodo precedente. Quindi scegliete voi, valutate voi, questo metodo è altrettanto facile come il metodo precedente. Andiamo adesso a vedere il concetto di sottospazio somma. Dunque, parliamo di sottospazio somma. Allora, intanto non è un sottospazio l'unione di due sottospazi U e W doppio appartenenti allo spazio vettoriale V, quindi non è previsto, non è il sottospazio unione, non è chiuso rispetto alle operazioni di somma, moltiplicazione di uno scalare per un vettore, quindi non è contemplato come sottospazio vettoriale, mentre invece è un sottospazio dello spazio vettoriale V, il sottospazio somma U più W doppio. Naturalmente in questo caso, se lo sottospazio U è generato dai vettori ad esempio 1, 1, 2, UK, e allo stesso modo il sottospazio W doppio è generato dai vettori W1, W2, W8 in generale, il sottospazio U più W doppio sarà generato dai vettori 1, U2, UK, W1, W2, WK, eccetera. Quindi andiamo a questo punto a vedere, non facciamo un esempio integrale, ma lo vediamo, come si fa a determinare la dimensione. In questo caso il sottospazio somma U più W doppio. Consideriamo ad esempio nello spazio vettoriale, supponiamo R3, questi vettori, che sono i vettori dell'esempio precedente, in realtà ve ne accorgerete, sono 1, 2, 1, vettore V1, vettore V2, 1, 1, 0, ve ne accorgerete, naturalmente li riconoscerete, sono sempre loro. Poi ad esempio il vettore 1, 0, 0, a questo punto avrete capito che il vettore V4 ad esempio è 2, 1, meno 1, ne manca uno di prima, in questo caso sono 4 i vettori dello spazio vettoriale R3. Supponiamo di voler andare proprio a calcolare il sottospazio somma U più W doppio. Come si va a fare? Intanto dobbiamo naturalmente specificare da cosa è generato U e da cosa è generato W doppio, se non ve lo dico è evidente che non lo potete sapere. Supponiamo che U sia il sottospazio generato dai vettori 1, 2, 1 e 1, 1, 0, e W doppio invece sia il sottospazio, scritto così, naturalmente lo sappiamo, generato dai vettori invece 1, 0, 0, 2, 1, meno 1. Naturalmente è evidente, non ve l'ho detto, che i generatori dello spazio somma U più W doppio si ottengono quindi prendendo l'unione dei generatori degli addendi. Allora, a questo punto, scritto da cosa è generato il sottospazio U dai vettori V1 e V2 e da cosa è generato il sottospazio W doppio dai vettori V3 e V4, per andare a scrivere il sottospazio somma U più W doppio è sufficiente appunto scrivere un sottospazio generato da questi vettori, quindi 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, meno 1. Per calcolare la dimensione basta calcolare il rango della matrice proprio ottenuta, la matrice A, chiamiamola ad esempio, sarà la matrice che avrà per colonne o per righe, non cambia niente, quindi mettiamo in riga come al solito, ma potremmo anche mettere in colonne vettori 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, meno 1. Visto che, vi invito a verificarlo, il rango di A uguale P è uguale a 3, questa è anche evidentemente la dimensione dim del sottospazio somma U più W doppio, e pertanto l'unico sottospazio che si può ottenere U più W doppio sarà proprio R3. Bene, quindi questo è quello che possiamo dire sullo spazio somma. Introdotti e spiegati, spero in maniera abbastanza chiara, sono molto semplici, i sottospazi intersezione e i sottospazi somma, concludiamo il video con la cosiddetta formula di Grassmann. Come detto, andiamo a enunciare, a parlare, diciamo,
un breve della formula di Grassmann, che è una formula che ci consente, dati i due soliti spazi U e W appartenenti allo spazio vettoriale V, di calcolare e determinare la dimensione del sottospazio di uno, del sottospazio dell'altro, o del sottospazio somma, o del sottospazio intersezione, mediante una formula molto, molto interessante, che non andremo a dimostrare, ma la dimostrazione la troverete nella sezione delle dimostrazioni, perché in quella sezione riguardante le dimostrazioni inseriamo anche l'algebra lineare, faremo un capitolo riguardante l'algebra lineare, quindi troverete le dimostrazioni dei teoremi che facciamo in questi video di esercizi, naturalmente nell'opportuna playlist riguardante le dimostrazioni. Cosa ci dice la formula di Grassmann? La formula di Grassmann dice che la dimensione del sottospazio somma più la dimensione del sottospazio intersezione è pari alla dimensione del sottospazio U di V più la dimensione del sottospazio W doppio di lo stesso spazio vettoriale V. E vedete, è molto importante, facciamo un esempio, supponiamo di considerare tre vettori di R3, supponiamo meno 2, 0, 0, 1, 2, meno 1, 1, 1, 0, e supponiamo che U, il sottospazio vettoriale U di V, sia un sottospazio generato dal vettore meno 2, dal vettore V1, meno 2, 0, 0, che il sottospazio vettoriale V doppio dello spazio vettoriale V sia invece un sottospazio generato dai due vettori V2 e V3, 1, 2, meno 1 e 1, 1, 0. Per fortuna tanto li abbiamo cambiati come esempio. Allora, intanto cosa dobbiamo fare? Beh, sfruttando la formula di Grassmann, facilmente calcoliamo la dimensione del sottospazio somma, facilmente calcoliamo la dimensione di V1 e di V2, quindi a quel punto possiamo calcolare mediante questa equazioncina della formula di Grassmann la dimensione del sottospazio di intersezione, che è un lavoro un pochino più lungo, avete visto nell'esempio che abbiamo fatto all'inizio di questo video. Quindi cosa facciamo? Allora, qui si vede subito che dimensione di U è certamente 1, questi due vettori sono realmente indipendenti, quindi la dimensione di V doppio è 2. A questo punto vediamo che nel membro di destra abbiamo un 3 nel membro di destra dell'equazione della formula di Grassmann. Per la dimensione dello spazio somma U più V doppio basta calcolare il rango di questa matrice, che ad esempio possiamo mettere in riga meno 2, 0, 0, 1, 2, meno 1, 1, 1, 0, con la plus cancellando la prima colonna e vedete la terza riga, otteniamo questo cancellando la prima colonna e la prima riga, perché scegliamo come applicare la formula della prima colonna della plus alla prima riga, visto che abbiamo 2 zeri su 3, otteniamo un minore 2 meno 1, 1, 0, che ha come valore 1, quindi il determinante di A è diverso da 0, quindi il rango di questa matrice è 3, e quindi anche la dimensione del sottospazio somma U più W doppio è 3. Allora avremo che, guardiamo qua su, 3 più l'incognita dimensione del sottospazio vettoriale intersezione U più intersezione W doppio è uguale a 3. Per la relazione U, 3 e 3 se ne vanno, quindi otteniamo che la dimensione di U intersezione W doppio è 0. E allora il sottospazio vettoriale U intersezione W doppio è il vettore nullo. E quindi vedete come con la formula di Grassmann è possibile facilmente determinare in particolare questo, che richiede un po' di calcoli in più, naturalmente. Questa è una formula appunto che ci consente di determinare la dimensione, quindi anche il sottospazio che vogliamo, incognito, che vogliamo determinare. Bene, per questo video è tutto, nei prossimi video parleremo di somma diretta e poi naturalmente faremo anche qualche esercizio di riepilogo su questi argomenti. Ciao a tutti, buon lavoro e buon proseguimento. Ciao a tutti.